secondo punto, diciamo, della discussione di stasera, per cui tutte le osservazioni che sono state presentate per questa zona sono state, diciamo, accantonate, diciamo così, non sono state prese in considerazione dal momento che tutto quel comparto, diciamo, è stato rielaborato rispetto alla classificazione che era stata adottata nel 2012, per cui anche le osservazioni relative a quella zona sostanzialmente non hanno più senso, visto che si va incontro comunque a una riduzione, quindi alla possibilità di poter ripresentare delle osservazioni. Quelle che sono state mantenute riguardavano questa zona, che è classificata in classe seconda con fascia di transizione in classe terza, per arrivare alla classe quarta che riguarda il viale Isdison. Ricordo che la classe seconda viene destinata alle aree prevalentemente residenziali, la classe terza riguarda comunque invece aree, diciamo, la classe terza e quarta riguardano invece aree a destinazione mista oppure le aree che diciamo, sono interessate da infrastrutture. Dal momento che la classificazione acustica non permette accostamenti di classi che differiscono per più di 5 decibel, è prassi comunque nelle classificazioni avere queste zone di transizione per avere comunque la transizione di 5 decibel in 5 decibel. Quindi sostanzialmente, non essendo possibile avere classi seconde affiancate a classi quarte, è prassi comunque mettere delle zone di transizione che permettono comunque di evitare il salto di classe. L'osservazione avanzata da Sesto Immobiliare per quanto riguarda questo comparto prevedeva la classificazione in classe terza di tutta quest'area, dal momento che, secondo quanto diciamo, affermato nell'osservazione, quest'area presentava al proprio interno delle destinazioni d'uso volte diciamo, all'attività produttiva, cosa che invece non è stato riscontrato. Sono presenti delle attività commerciali di servizio comunque per diciamo, piccoli negozi, sostanzialmente piccole attività commerciali a servizio comunque di questo quartiere, che comunque consentono di mantenere la classe seconda. Peraltro la destinazione d'uso prevalente di questa zona è la classe è la residenza, per cui a mio parere diciamo, è opportuno mantenere questa classificazione di tutela per le persone residenti. Quindi questa prima osservazione è stata proposta come, diciamo, non è stata accettata. Altra osservazione che riguardava Sesto Immobiliare riguardava questo comparto, denominato hotel industriale, scusate, non sono molto ferrato col francese, in cui è stata proposta una classificazione in classe quarta in virtù, in relazione comunque alla presenza di tutto il comparto, di diverse destinazioni d'uso, quindi dalla produttiva alla direzionale, alla commerciale e anche alla residenziale, quindi a formare un intero isolato, diciamo, un intero comparto di grosse dimensioni che aveva proprio le caratteristiche di classe quarta. L'osservazione che era avanzata dal Sesto Immobiliare, che è stata proposta dal Sesto Immobiliare, verteva invece a classificare tutto il comparto destinato all'attività produttiva in classe quinta. La proposta è di respingere questa osservazione in relazione a quanto dicevo prima, quindi un isolato che contempla la presenza di diverse attività industriali, di diverse destinazioni d'uso, tra cui anche quella residenziale, e guardando, e anche per non andare in contraddizione con altre proposte di classificazione di questo tipo, che per quanto riguarda nuove attività, diciamo, produttive, prevede comunque, ha mantenuto sempre la classe quarta, come riguarda, diciamo, questi capannoni. E anche per preservare comunque un clima acustico che si possa adattare anche a quelle che sono le future destinazioni residenziali. La seconda osservazione riguarda invece questa zona. È stata avanzata da un cittadino, da un ingegner Silvio Moranduzzo, che per quanto riguarda tutto questo comparto, a ridosso, diciamo, in zona via Montegrappa, via Boccaccio, se non ricordo bene i nomi delle vie, comunque riguardava questi quattro isolati, chiedeva la riclassificazione di tutta questa zona in classe seconda. Questa osservazione è un'osservazione che è stata respinta dal momento che tutto questo comparto situato a ovest della ferrovia sostanzialmente ha mantenuto quella che è la proposta e la filosofia di classificazione esistente nella zonizzazione acustica del 2004. Quindi anche e soprattutto diciamo, tiene conto
di strade che comunque hanno comunque un discreto traffico che provoca comunque un clima acustico che mal si sposa con la classificazione di classe seconda, e inoltre sono presenti diverse attività commerciali in un numero abbastanza consistente che proprio permettono una classificazione di questo tipo. L'ingegner Moranduzzo inoltre ha avanzato tutta una serie di osservazioni relative alle norme tecniche per quanto riguarda ad esempio una disciplina della rumorosità derivante da... diciamo, chiedendo il divieto di circolazione di motocicli con motori particolarmente rumorosi, l'estensione del divieto di riscaldamento dei motori in caso di situazioni particolari, il divieto di effettuazione di manutenzione del verde nei giorni estivi, la modifica degli orari in deroga per le attività temporanee e la rumorosità delle operazioni notturne nelle attrezze urbane. Tutte queste osservazioni sono state respinte parte perché alcune sono già, come ad esempio la rumorosità delle operazioni notturne di nettezza urbana, perché sono già contemplate, diciamo, sono già disciplinate dalla normativa sull'inquinamento acustico. Cioè non è, sono già diciamo, insite nel meccanismo stesso della zonizzazione acustica e delle norme tecniche. E tutte le altre invece sono opportunamente disciplinate dalle norme tecniche, diciamo con un regolamento già consolidato e già messo diciamo, a punto anche dall'attività degli uffici. Per cui tutte le osservazioni sono state respinte. L'osservazione numero 3 viene dagli uffici, nella persona dell'ingegner Riccardo Scandellari. Non riguarda l'azzonamento acustico, quindi proposte di modifiche dell'azzonamento acustico, ma riguarda una modifica delle norme tecniche di attuazione, dal momento che veniva segnalato che in un articolo, nell'articolato relativo alle norme, alla disciplina delle attività temporanee, era stato erroneamente tralasciato la non applicazione del criterio differenziale rispetto a quanto vigente nelle precedenti norme tecniche. Trattandosi di un errore materiale, si è provveduto a ripristinare la non applicazione del criterio differenziale che è la differenza tra il rumore prodotto da una determinata attività, da una determinata sorgente sonora, e il rumore residuo, quindi il rumore di fondo, che non viene applicato per le attività temporanee, perché trattandosi di attività molto rumorose che hanno una durata limitata nel tempo, hanno proprio una disciplina specifica che prescinde comunque dalla zonizzazione acustica del territorio comunale. L'osservazione numero 4 riguarda l'azienda Vetro Balsamo S.p.A. situata in questa zona. La ditta Vetro Balsamo, che è stata classificata fin dal 2004 in classe quinta, ha richiesto la classificazione in classe sesta. Classe sesta che contempla diciamo, un peggioramento diciamo, della situazione, perlomeno, una minore severità nell'applicazione dei limiti per quanto riguarda il tempo di riferimento notturno e la non applicazione del criterio differenziale, che è un po', diciamo, passatemi il termine, il cane da guardia per quanto riguarda i contenziosi in caso, diciamo, di rumore. Si è deciso di non accettare l'osservazione in seguito a tutta un'istruttoria che è stata condotta nel corso della redazione già della zonizzazione acustica adottata nel 2012, che ha contemplato l'analisi di emissioni di valutazioni fonometriche effettuate da ARPA, con durata anche notevole, una settimana di rilevazioni fonometriche effettuate in questa zona, che hanno dimostrato comunque il rispetto da parte delle emissioni sonore dell'azienda dei limiti acustici della classe quinta sia nel tempo di riferimento diurno che nel tempo di riferimento notturno. Si sono anche analizzate le autorizzazioni ambientali presentate da questa ditta che dimostrano esse stesse il rispetto dei limiti acustici della classe quinta da parte delle emissioni sonore dell'azienda. Inoltre il contesto generale di inserimento di un'azienda anche di questo tipo, che chiaramente ha un ciclo tecnologico abbastanza importante, però in un contesto urbanistico che diciamo urbano, non consente a mio parere l'innalzamento in classe sesta, dal momento che avere un'eccessiva rumorosità da parte di un'azienda di questo tipo nel periodo notturno significherebbe comunque un peggioramento della situazione acustica in un intorno di questo tipo.
Quindi sostanzialmente di notte le emissioni sonore dell'azienda potrebbero avere un riscontro notevole su questa zona e anche su zone che vanno al di là di Via Carducci. Per cui avere anche dei limiti più contenuti nel tempo di riferimento notturno, che ripeto, peraltro sono già rispettati ampiamente sulla base di rilevazioni fonometriche effettuate dall'ARPA, significherebbe comunque portare un peggioramento generale della situazione acustica di notte in corrispondenza di queste zone. Per cui la proposta è di respingere l'osservazione e di mantenere lo stato di fatto adottato nel 2012, nella mozione del 2012. Osservazione numero 5 riguarda questo ambito di cava, di ex cava, avanzato dalla ditta Melzi e Figli SRL. La ditta Melzi, permettiamo che questa classificazione è quella che era stata approvata fin dal 2004 per quanto riguardava questo comparto, in relazione a una situazione, una classificazione urbanistica particolare di questa zona, che è inserita nel Parco dell'Ambro e che prevedeva nelle intenzioni dell'amministrazione comunque una riconversione di questa zona, una riqualificazione di questa zona alquanto degradata per il pubblico utilizzo, quindi una riqualificazione come un parco, cioè una riqualificazione che si sposasse meglio comunque con la destinazione d'uso della situazione urbanistica principale di questa zona. La ditta Melzi, preso atto anche comunque di un'attività che effettivamente esiste, aveva proposto una classificazione che contemplava per tutta questa fascia, questa che vedete è la classificazione adottata nel 2012, una classe quinta nella zona comunque impiantistica, che avrebbe comportato poi una fascia di transizione in classe quarta, un mantenimento della classe terza fino ad arrivare alle abitazioni in Fregio Via Parpaglione, che mantenevano comunque la classe seconda. Chiaramente qua ci troviamo anche in una situazione di un quartiere residenziale attaccato ad una zona produttiva che chiaramente, secondo le intenzioni anche della classificazione acustica, merita una certa tutela, pur nella salvaguardia chiaramente di quella che è l'attività produttiva, la quale però deve avere delle peculiarità tali da rispettare comunque anche i limiti della classe seconda in cui sono inseriti queste abitazioni di questo quartiere residenziale. La richiesta di osservazione riguardava anche questo triangolo situato al confine con Cologno Monzese, in cui è stato richiesto di innalzare la classificazione da classe terza a classe quarta in relazione alla presenza di un insediamento produttivo per la produzione di calcestruzzo. La proposta è di accettare parzialmente la classificazione, quindi di mantenere lo stato di fatto adottato nel 2012 per quanto riguarda chiamiamola la parte principale dell'attività, quella comunque che riguarda il recupero di materiali delle munizioni fatti con impianti comunque anche ad elevata rumorosità, nell'ottica comunque di considerare come valida quella che è la destinazione d'uso parco, quindi puntare eventualmente anche su una riqualificazione, e anche nell'ottica di tutelare quelle che sono comunque le abitazioni presenti lungo via Parpaglione. È stato concesso invece, si propone di approvare, di concedere l'innalzamento in classe quarta di questa zona, quindi che passa da questo colore giallo a questo colore arancione, tenendo conto che questa comunque è situata invece in un contesto urbanistico completamente diverso che è prettamente industriale. Osservazione numero 6 riguarda la centrale Edison, la quale anch'essa ha presentato istanza per innalzare la classificazione di tutto il comparto della centrale in classe sesta. Tenendo conto chiaramente anche qui di un ciclo tecnologico che viene svolto durante il tempo di riferimento notturno e della complessità tecnologica e quant'altro.
Anche qui la proposta è di respingere l'osservazione e di mantenere la classificazione in classe quarta, tenendo conto che un innalzamento di questo tipo andrebbe comunque a modificare quella che è la proposta di classificazione che vedremo successivamente per quanto riguarda le aree FALC, e soprattutto abbiamo in vicinanza un quartiere residenziale che chiaramente deve essere sottoposto a tutela. Tenendo conto che questa è la classificazione che era stata proposta e approvata anche nel 2004 e che non ha dato comunque luogo a particolari situazioni di inquinamento acustico, la proposta è comunque di mantenere la classificazione dell'insediamento produttivo in classe quinta, anche in coerenza con quanto è stato poi proposto per quanto riguarda l'insediamento vetrobalsamo. Osservazione numero 7 riguarda il comparto di Via Mazzini. Questo. Questa era la classificazione adottata nel 2012 per quanto riguarda questo comparto, che è caratterizzato dal punto di vista delle destinazioni d'uso, dalla presenza di piccole attività artigianali di ridotta dimensione e anche di relativa complessità dal punto di vista, del ciclo tecnologico. Quando dico relativa complessità, intendo chiaramente dal punto di vista delle emissioni sonore che questi cicli tecnologici possono generare. L'osservazione era avanzata da residenti in questo comparto, dal momento che in questo comparto ci sono anche delle abitazioni residenziali, dei loft che sono destinati alla residenza, e che chiedevano la riduzione di classificazione in classe quarta. Per questo abbiamo fatto una cosa un po' più approfondita, nel senso che ci siamo recati a valutare proprio la tipologia di attività presente all'interno di questo comparto. Abbiamo effettuato anche delle valutazioni strumentali per vedere com'era effettivamente il clima acustico all'interno di questo comparto, vedere se effettivamente potevano esserci, dal punto di vista proprio delle emissioni sonore generabili da questi cicli tecnologici, le potenzialità per poter abbassare la classe. Effettivamente queste ci sono, perché la rumorosità comunque è abbastanza contenuta, per cui la proposta è di accettare, di approvare l'osservazione avanzata e di passare da una classificazione di questo tipo ad una classificazione in classe quarta dell'intero comparto. Osservazione numero 8. Osservazione numero 8 riguarda, è stata proposta, avanzata dalla ditta Prelios, quindi siamo in questa zona. La ditta Prelios ha osservato che nella classificazione del gennaio 2012 non era stata effettuata correttamente l'inserimento in classe quinta di questo insediamento industriale, dal momento che era stata tralasciata questa fettina qua sostanzialmente. Non avevamo classificato in classe quinta tutto il perimetro, con correttezza, il perimetro dell'insediamento industriale, per cui trattandosi comunque di un'osservazione abbastanza pertinente. La proposta è di accettare l'osservazione. L'ultima osservazione che è stata presentata da Arci Milano, che gestisce l'area, destinata a concerti del Carro Ponte. L'osservazione era in verità mirata a modificare la classificazione di questa zona, quindi posta a nord di Via Carducci, aumentando la classificazione da classe terza a classe quarta di un intervallo maggiore delle abitazioni residenziali presenti. Questa osservazione non è stata accettata, nel senso che si preferisce comunque tenere questa classificazione in modo da tutelare comunque quelle che sono le residenze, a fronte anche della rumorosità che può essere prodotta da concerti, rumorosità che tra l'altro non è normata strettamente dalla classificazione acustica, ma ha una disciplina particolare in relazione proprio al tipo di evento sonoro che si verifica in corrispondenza di un concerto. Quindi
manifestazioni che durano, hanno una durata limitata nel tempo, molto rumorose, a cui comunque in genere si concedono sempre dei limiti in deroga che sono disciplinati dalle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica. L'osservazione ha dato comunque l'occasione anche di fare una correzione sulla classificazione di questo tipo, dal momento che nella classificazione precedente non erano stati erroneamente inseriti tutto l'intero comparto della struttura Carro Ponte, era stato tralasciato il palco, per cui la classificazione che viene proposta viene accettata parzialmente, diciamo così, l'osservazione, per portare la classificazione da così, adottata nel gennaio 2012, a così, quindi inserendo in classe quinta tutto il palco e tutto, quindi tutta la struttura Carro Ponte. Queste sono le osservazioni, non so se vado avanti o se procedete alla votazione. Perfetto. Ecco, il secondo punto, cui accennavo prima nella trattazione di stasera, riguarda appunto la riadozione di uno stralcio della classificazione adottata nel 2012 relativo alle aree falche. Sostanzialmente nel periodo, diciamo, dopo l'adozione, sono intervenute, diciamo, altre proposte che riguardano queste aree, che riguardano soprattutto il tema della città della salute, situata in questa zona. Qui la vediamo perimetrata per quanto riguarda l'eventuale ingombro che potrà avere questa struttura ospedaliera con questa linea rossa, e diciamo, eventuali nuovi, diciamo, dibattiti per quanto riguarda le trasformazioni dell'area falche. Sostanzialmente sono diciamo, state considerate eventuali proposte diverse rispetto a quelle che avevano determinato la classificazione acustica adottata nel 2012. L'ambito che è sottoposto a riadozione, quindi esclusivamente quello perimetrato da questa linea azzurra e che contempla anche questa zona. Andiamo un attimo. Passando alla descrizione, ecco, e partendo da questa zona, questo è tutto l'ambito all'interno del quale si prevede la realizzazione della città della salute, che viene classificato in classe seconda dal momento che è stato inserito, diciamo, l'ambito ospedaliero è situato in corrispondenza, in vicinanza, diciamo, della ferrovia che determina delle fasce di pertinenza acustica all'interno delle quali la normativa non permette la classificazione in classe prima. La proposta quindi è di classificare tutto l'ambito rimettato in rosso in classe seconda, contempla quindi l'ingombro principale che dovrà essere eventualmente della struttura ospedaliera, con fasce di transizione di classe terza e quarta per arrivare alla ferrovia, che ha una classificazione in classe quarta obbligatoria determinata proprio dalla normativa. È chiaro che la tutela per la struttura ospedaliera è comunque garantita dalla normativa, perché il DPR 458 del 98, che riguarda la disciplina dell'inquinamento acustico in prossimità delle ferrovie, prevede che comunque all'interno delle strutture ospedaliere, scolastiche, che sono all'interno delle fasce di pertinenza acustica, debba essere garantito all'interno, diciamo, delle strutture, quindi negli ambienti proprio dedicati alla degenza piuttosto che alla ricerca e quant'altro, debbano essere garantiti i limiti della classe prima. Questo significa che quando verrà realizzata questa struttura ospedaliera, questa dovrà essere fatta in modo tale, sia come struttura, da garantire comunque rispetto all'interno della struttura ospedaliera dei limiti della classe prima, quindi più bassi rispetto a quelli della classe seconda.
Questi limiti potranno eventualmente anche essere conseguiti mediante la realizzazione di presidi antirumore a ridosso della linea ferroviaria qualora ve ne sia bisogno, secondo la progettazione che il progettista riterrà, diciamo, più opportuna, quindi barriere piuttosto che collinette, antirumore o quant'altro. Procedendo, diciamo, in direzione est, a tergo, diciamo, della Città della Salute, troviamo questo enorme ambito che si è riusciti a classificare in classe prima, in relazione alla presenza comunque di destinazioni prevalentemente d'uso pubblico, quindi parchi e anche insediamenti scolastici che dovrebbero essere individuati in questa zona ed eventualmente anche in questa zona. Chiaramente l'ambito è notevole e può essere, diciamo, soggetto ad eventuali individuazioni al suo interno del posto, diciamo, ritenuto migliore per quanto riguarda la tutela acustica di questi ambiti destinati alla pubblica fruizione. Viene classificato in classe terza, diciamo, questa stecca destinata comunque alle attività commerciali. Dopodiché abbiamo la transizione di classe seconda, terza e quarta, man mano che ci avviciniamo a Viale Italia. Il secondo ambito, diciamo, sostanzialmente mantiene un impianto di classificazione molto simile a quello che era stato proposto nella classificazione adottata nel 2012. L'unico ambito che invece subisce una trasformazione riguarda l'individuazione di questo edificio scolastico che nella classificazione del 2012 era stato individuato in questa zona, a ridosso di Viale Edison, e in cui era stato proposto avevamo proposto una doppia classificazione a seconda di dove si dovesse individuare l'edificio scolastico. Ricordo che qualora fosse stato individuato nella proposta precedente in questa zona c'era anche una proposta di piano di risanamento acustico che prevedeva la presenza di barriere a ridosso dell'edificio scolastico, mentre invece un'eventuale individuazione nella proposta 2012 che potesse essere messa in questa zona invece era chiaramente di maggiormente auspicabile in quanto maggiormente tutelata dal punto di vista acustico. Questo tema è stato completamente abbandonato dal momento che la proposta di individuazione dell'edificio scolastico, quindi un'area di fruizione, viene individuata in questa zona, quindi lontano, abbastanza lontano da infrastrutture stradali, per le quali si riesce a dare una classificazione in classe prima con la transizione chiaramente verso le altre, diciamo, con le fasce di transizione di classe seconda e terza, verso le aree che sono in fregio alle infrastrutture principali. Un altro ambito riguarda questa zona in cui è stato possibile individuare un'area di maggiore tutela. Tutta questa zona era classificata in classe quarta, visto che anche in questa zona è prevista l'individuazione di destinazioni d'uso di pubblica fruizione che rimangono purtroppo intercluse tra zone a grande traffico. Si è però ricavata quest'area in classe seconda, dove comunque dovrà essere garantita la quiete, diciamo, il clima acustico necessario per queste aree di pubblica fruizione. Grazie al dottor Paolo Grimaldi. E mi risulta come relatrice di commissione la consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente. Ma devo dire che dopo la dettagliata e precisa relazione del dottor Grimaldi, che anche in commissione aveva fatto in modo altrettanto dettagliato e preciso la sua relazione, mi resta poco da riportare se non ricordare i punti principali della delibera che ci viene chiesto di valutare e votare questa sera, cioè appunto la riadozione per la parte di stralcio, visto che avevamo già adottato il piano nel 2012 prima della Città della Salute. Di accogliere in parte o di respingere le osservazioni che ci sono state presentate, che in realtà hanno aspettato più dei 60 giorni proprio per via della Città della Salute, eccetera. Di prendere atto dei pareri che nel frattempo sono arrivati dai comuni limitrofi e dall'ARPA, che è il soggetto titolato. Quindi di inviare, se approvate, le copie, le planimetrie, eccetera, cioè di procedere nel percorso ripubblicare il piano con lo stralcio, essendo modificato,
e da qui aprire i 60 giorni per le osservazioni solo della parte inerente lo stralcio, ovviamente, visto che il piano è già. Ha già ricevuto le osservazioni e oggi ci sono risposte. Questo solo per ripercorrere un po' gli elementi della delibera, perché poi non entro nel merito, visto che. E l'altra cosa che mi resta da fare sono riportarvi due elementi emersi in commissione, due domande emerse in commissione. La prima, giustamente, si poneva il problema: beh, noi stiamo facendo questo lavoro perché nel frattempo è intervenuto il progetto Città Salute. Nel caso, visto che è un progetto, in corso. Nel caso non ci dovesse più essere, cosa succede? Questa era stata una delle domande. Beh, va in variante, no? Il piano va in variante, così come negli strumenti normali. E l'altra cosa, si cercava un po' di capire, diciamo, anche il senso, rispetto alla città, di un strumento come questo, strumento molto tecnico, ma che poi ha un bel impatto sulla vita, sulla qualità della nostra vita, sulla nostra salute, eccetera. E quindi, appunto, veniva evidenziato come è uno strumento, innanzitutto, di tutela. Che va a, sulla città, diciamo, che esiste, costruita, a verificare che vengano rispettate le fasce definite, ma che è anche uno strumento che riguarda la programmazione, quindi le trasformazioni, che va a definire rispetto alle trasformazioni future cosa, dal punto di vista acustico, potrà effettivamente essere compatibile come funzione, eccetera, e può prevedere anche degli interventi, nel senso che se dovesse essere segnalato e verificato, rilevato poi una discrepanza tra l'esistente e quello previsto dal piano, si può anche, insomma, non è semplice perché si tratta di interventi urbanistici, di pianificazione, però si può anche intervenire. Ecco, questo era stato un po' l'elemento che rispetto alle domande di senso che per noi, che non siamo tecnici, cercavamo di capire a cosa funziona, a cosa serve, come funziona uno strumento così, devo dire con molta chiarezza sia dall'assessore che dai tecnici, che dal consulente, dottor Grimaldi, presenti, ci è stato spiegato proprio per capire un po' poi sulla città, sui cittadini e quindi noi consiglieri che siamo chiamati a ragionare, ecco l'effetto. Mi sembra che altri elementi non fossero emersi. Grazie. Grazie alla consigliera Pernasi. Si sì, allora a questo punto apriamo la fase del dibattito. I consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di. Ah, scusa. Ho chiesto la parola alla consigliera Titta Ferranti. Prego. Buonasera a tutti. Io vorrei chiedere delle informazioni. Premetto che non sono un tecnico e quindi non ho la competenza in merito. Però mi piacerebbe, visto che il problema così dell'inquinamento acustico è molto sentito dai cittadini se stessi, sia nelle zone di residenza che nelle zone vicino, per esempio, a Carroponte. Ecco, volevo chiedere, chi è preposto alla verifica del rispetto dei comportamenti e quali sono le azioni di monitoraggio in atto e con che periodicità? Questa è la prima domanda. La seconda, non so se è stata preparata una relazione sullo stato acustico della città, magari era uno degli allegati, non credo. La terza domanda. In particolare sono stata coinvolta su due problemi molto sentiti. Uno è quello nell'area di Viale Italia 26 per i gruppi Frigo, l'assessore che adesso Iannizzi era stata coinvolta, per i gruppi Frigo sopra l'Enel. Dove lì addirittura l'ARPA ci sono state una serie di problemi. Innanzitutto l'inquinamento acustico, i suoni, i rumori di questo gruppo Frigo è sentito addirittura in Viale Edison 42, Via D'Amello, Via Oberdan, Via Isonzo, è sentito insomma in una larga, perché lì non ci sono barriere, quindi queste onde vanno, ecco. E la gente dice almeno la notte dalle 22 alle 6 di mattina noi vorremmo dormire in santa pace, oltre che al sabato e la domenica. Questo è il problema grosso sentito dai cittadini. E comunque basta andare al parcheggio della COP per capire quanto incide insomma, il rumore di questi gruppi Frigo. E l'altro problema che invece ecco, su questa cosa mi piaceva rilevare che i cittadini addirittura facevano
facevano presente che c'era una discrepanza tra la rilevazione della società Torre di proprietà dei gruppi Frigo e dell'ARPA. Addirittura l'ARPA aveva rilevato un rumore dei decibel inferiori rispetto a quello della proprietà. Ecco, quindi anche, cioè, anche queste verifiche, se vengono fatte quando magari i gruppi Frigo sono non funzionanti, cioè queste verifiche con che criteri vengono fatte? Perché anche questo è importante, no? Cioè, chi controlla tutte queste cose? L'altro problema invece era in Via Rovani. Lì c'era un problema anche di edilizia, di licenza edilizia. Praticamente un gruppo, un condizionatore grosso di tutta una casa che doveva essere interrato, poi non si sa bene come l'hanno messo sopra il tetto, sopra il terrazzo, per cui questo all'interno di un cortile, quindi era tutto abitato, per cui la gente aprendo la finestra si ritrovava questo gruppo già come bellezza visiva, ecco, aveva in più tutto il rumore. Ecco, qui è chiaro che c'è un problema che riguarda l'ufficio dell'edilizia, perché non ha verificato, non ha controllato, e quindi poi i cittadini, abitanti, residenti in questi condomini attorno, si sono ritrovati questa bella... Però quando c'è stato l'intervento dell'ARPA, anche lì ci sono stati dei problemi. Quindi cioè, chi verifica poi questi controllori e come avviene il tutto? Grazie. Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Sì, ma andiamo avanti con ancora qualche intervento, dopo il dottor Grimaldi darà una risposta. Visto che non ci sono interventi, se può dare la risposta immediata, almeno così è più chiara. Allora, per quanto riguarda la prima, la terza e la quarta domanda che mi ha fatto, che riguarda comunque sostanzialmente chi controlla e come funziona il meccanismo di controllo, oltretutto mi dà anche lo spunto per commentare anche quelle che sono un po' le norme tecniche di adozione di questo piano, stasera non avevo commentato, erano state commentate nell'adozione precedente. Però sostanzialmente i controlli sono sempre deputati all'ARPA Lombardia. Il Comune può avvalersi, secondo un articolo dell'ARPA Lombardia, che avendo, diciamo, adesso l'ARPA è il Dipartimento di Parabiago, che è un dipartimento che controlla, diciamo, un'area vasta, tra l'altro con città, neanche comuni, che di inquinamento acustico ne sviluppano parecchio. Il problema di ARPA è che purtroppo non può garantire degli interventi veloci. Quindi, diciamo, tra il meccanismo di segnalazione agli uffici competenti della problematica acustica, l'inoltro da parte dell'ufficio della richiesta di ARPA, l'intervento tecnico, che comunque sancisce il superamento o il rispetto dei limiti acustici, e l'adozione, chiaramente può passare anche l'adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare le condizioni di rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla zonizzazione acustica, può passare un sacco di tempo. L'ufficio, secondo, diciamo, un disposto delle norme tecniche attuazione, può anche, diciamo, interpellare un consulente esterno che comunque fa l'accertamento tecnico, chiaramente deve uscire con un pubblico ufficiale che chiaramente contesta il superamento dei limiti acustici, in modo da accelerare i tempi. Però il meccanismo sostanzialmente è questo. Quindi c'è la lamentela, c'è la richiesta dell'intervento all'ente di controllo, all'ARPA, da parte degli uffici, il quale fa l'intervento tecnico, fa una relazione tecnica con cui dichiara il superamento o rispetto dei limiti. In caso di superamento c'è l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, in genere c'è un'ordinanza di rientro dei limiti acustici nei confronti di chi provoca comunque questo superamento dei limiti, mediante tutti gli interventi che possono essere messi in atto, che possono essere quelli organizzativi, quindi di spegnere la sorgente disturbante, oppure quelli tecnici, quindi l'insonorizzazione piuttosto che la creazione di barriere e quant'altro. Questo funziona per tutte le sorgenti sonore che possono provocare superamento dei limiti della zonizzazione acustica del territorio comunale.
Per quanto riguarda le attività temporanee, quindi quelle che per propria natura hanno delle emissioni sonore che superano sempre quelli che sono i limiti massimi ammessi dalla zonizzazione acustica del territorio comunale. Lei ha citato il carro ponte, l'area destinata a concerti. Io le dico anche, ad esempio, i cantieri stradali, cantieri edili, i mercati temporanei e quant'altro. Per questo abbiamo stabilito una disciplina apposita che è contemplata nelle norme tecniche con cui sono stati concessi dei limiti in deroga, limiti in deroga che derivano comunque da suggerimenti che arrivano dagli uffici, i quali tengono monitorati quotidianamente, diciamo, tutti questi episodi, sui quali però l'accento viene puntato sulla durata di questo fenomeno, del fenomeno acustico. Chiaramente un cantiere edile non si può dire a un martello pneumatico di fare meno di 70 decibel, gli si può dire però, guarda, di lavorare, che so io, dalle 8 del mattino fino alle 9 e mezzo, non per 8 ore consecutive, in modo da non dare eccessivo fastidio. E anche in questo caso i controlli comunque sono sempre deputati ad ARPA oppure ad un tecnico incaricato dal Comune che verifica comunque il rispetto dei limiti acustici. Per quanto riguarda poi gli episodi specifici a cui si riferiva, quindi la presenza... Ecco, sono una cosa, diciamo... Chiaramente è giusto quello che diciamo, lasciava trasparire lei, che l'attività edilizia chiaramente dovrebbe evitare l'insorgere di queste situazioni. Anche questo comunque è disciplinato dalle norme tecniche che comunque riprendono quello che dice la legge. Perché comunque la normativa prevede che tutti gli interventi edilizi, diciamo sia di carattere industriale che di carattere comunque civile, debbano presentare valutazioni preventive del clima acustico o dell'impatto acustico per vedere se tutto l'apparato impiantistico contemplato con un progetto rispetta o meno i limiti acustici che sono stabiliti dalla zonizzazione. Quindi è evidente che nel momento in cui c'è una costruzione, un progetto che contempla un'unità trattamento aria in notevole dimensione fa rumore, è chiaro che questa comunque deve essere valutata preventivamente se è compatibile con quel progetto in ordine al rispetto dei limiti acustici. Se questa cosa viene fatta, chiaramente episodi di questo genere non si verificano. Grazie. Prego. Vuoi rispondere? Prego. L'assessore Iannizzi, prego. Scusa, no, ti ho... Grazie. Allora, no, ho preso la parola proprio velocemente, ringrazio il dottor Grimaldi per rispondere invece ai due punti specifici, perché poi giustamente rispetto alle magari alle situazioni, insomma, che conosciamo meglio, no? Anche poi grazie al lavoro che gli uffici fanno poi tutti i giorni, magari riesco a essere un po' più puntuale, tenendo conto che appunto le situazioni poi in realtà sono molte, insomma sono diverse in città, e che oggi però stiamo facendo, come dire, stiamo andando ad approvazione e riadozione di un piano di zonizzazione acustica che è più complesso e che prevede chiaramente un po' quella che è la visione acustica dell'intero territorio. Però al di là di questo provo a rispondere ai due elementi, ce ne sono comunque tanti, però rispetto ai due che sono emersi, che la consigliera Tita Ferrante ci ha rispetto ai quali ci ha domandato. Allora, il primo è quello di Viale Italia, no? Dei gruppi Frigor. In realtà, allora, da quando sono arrivata io ho già visto i cittadini diverse volte. In realtà il percorso che ho iniziato io, come dire, è stato solo la continuazione di un percorso che era già iniziato grazie alla precedente amministrazione, che è poi stato tenuto, insomma, chiaramente come collante dagli uffici che hanno sempre lavorato, devo dire, molto, molto bene. Allora, che cosa succede nella zona, appunto, che dicevamo? Ci sono questi Frigor che fanno, insomma, rumore. C'è stato un esposto da parte dei cittadini e delle cittadine che abitano nella zona, nel momento in cui, come è stato anche ampiamente ben descritto, nel momento in cui accadono situazioni del genere, appunto nel momento in cui c'è un esposto, chiaramente l'amministrazione
chiama ARPA, ARPA che è il soggetto che è chiaramente competente rispetto a questo tema, esce per fare le rilevazioni acustiche, quindi andare a vedere se effettivamente è rispettata la fascia di pertinenza acustica che per quella determinata zona è stata definita dal piano di zonizzazione acustica, per ritornare a quello che stiamo poi facendo oggi. E nel caso, appunto, come poi diceva, si verifica l'effettiva variazione rispetto alla fascia, ci sono una serie di provvedimenti da prendere. In quel caso specifico l'ARPA è uscita, ma non ha verificato effettivamente rispetto alla zonizzazione di quell'area delle variazioni e comunque delle uscite, insomma, dai limiti consentiti. Detto questo, che è la parte più formale, l'amministrazione comunque, vista l'effettiva poi insistenza dei cittadini, a dimostrazione del fatto che probabilmente il problema comunque era sentito, no, al di là poi della rilevazione in sé, ha provato comunque una mediazione con la proprietà, che devo dire è stata da questo punto di vista una tra le più disponibili, nel senso che nonostante non fosse obbligata, perché poi l'ARPA, ripeto, non ha rilevato, no, questa violazione rispetto all'autorizzazione, ci siamo comunque fatti portavoce di questa mediazione con la proprietà, e la proprietà ha effettivamente messo in atto un'opera di bonifica acustica degli impianti Frigor che sono lì, e che effettivamente c'è stata, quindi comunque oltre, diciamo così, quello che gli era tra virgolette dovuto. Quindi poi la situazione, io li ho sentiti, li ho rivisti anche subito dopo, la situazione è effettivamente migliorata, poi adesso vedremo se ci saranno nuovamente, come dire, dei problemi, evidentemente magari li risentiremo, vedremo un attimo, però ci tengo a dire comunque che i passaggi che dovevano essere fatti sono stati fatti, ma in più, come dire, abbiamo cercato di tutelare il più possibile poi i cittadini e cittadine, che è un po' l'obiettivo che ci siamo dati con questo piano di zonizzazione, perché comunque il proporre qui al Consiglio Comunale anche la non approvazione di alcune delle osservazioni va in quell'ottica proprio di tutela dei cittadini. L'altro punto che veniva citato è quello, adesso non mi ricordo esattamente la zona, comunque C33 si chiama, giusto? Via Ippolito Nievo, grazie, in via Ippolito Nievo, no? Che era l'altro che citava prima della... Allora, lì il percorso è stato simile ma diverso nei risultati, nel senso che chiaramente simile perché nel momento in cui avviene un esposto, nel momento in cui c'è un esposto, esce ARPA e fa le misurazioni, e questo è effettivamente avvenuto. Contrariamente al caso di qui sopra, in questo caso le misurazioni hanno rivelato, un'effettiva superamento, mi viene sul termine superamento oggi non mi veniva, un effettivo superamento dei limiti consentiti, per cui c'è stata un'ordinanza da parte dell'amministrazione che ha chiesto chiaramente la bonifica, perché questo è quello che succede nel momento in cui effettivamente si leva il superamento, una bonifica per arrivare a fare in modo che i limiti acustici fossero compresi all'interno della fascia in cui poi la zona in particolare è definita. Adesso quello che ci deve essere è il piano di bonifica, nel senso che in questo momento sono spenti gli impianti. Loro sanno, perché c'è un'ordinanza che chiaramente li obbliga a fare questo, che nel momento in cui decideranno di riaccendere gli impianti avranno dovuto fare una bonifica, altrimenti per permettere chiaramente l'abbassamento dei livelli. Altrimenti si verificherà la stessa situazione, quindi stiamo monitorando e vedremo che cosa decideranno di fare, se spegnerli e non usarli mai più, sta nelle loro potenzialità, oppure nel momento in cui dovranno effettivamente far fronte a questa bonifica acustica. Grazie all'assessore Iannizzi, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io approfittavo della presenza del signor Grimaldi per porre alcune questioni. Una in particolare è quella di sorgenti di rumore che hanno
una ciclicità. Mi riferisco in particolare di un fenomeno che ha interessato ultimamente anche il territorio di Sesto, che riguarda l'attraversamento delle rotte aeree. Capita che le rotte aeree cambino, quindi può essere che una zona sia interessata per un certo periodo di tempo da un certo rumore, dopodiché questo rumore si attenua per poi ritornare. In che modo la mappatura ne tiene conto? In che modo il cittadino si può tutelare qualora questo rumore generi un superamento della soglia della zona in cui il cittadino vive? Ultima questione, quali sono i processi o gli elementi che possono portare a una revisione in futuro della mappatura che stiamo decidendo questa sera? Grazie, se diamo la parola al dottor Grimaldi così per la risposta immediata, grazie. Allora, il tema degli aeroporti è di per sé abbastanza complesso, nel senso che l'aeroporto è considerato, ai sensi della normativa vigente, come un'infrastruttura di trasporto, quindi alla stregua, diciamo, di una strada o di una ferrovia, e la normativa acustica prevede per tutte le infrastrutture di trasporto l'individuazione di fasce di pertinenza acustica all'interno delle quali quello che causa il superamento, diciamo, che causa rumore, ha dei limiti specifici da individuare. Per quanto riguarda gli aeroporti, l'indicatore acustico, che è l'indice di valutazione del rumore aeroportuale, è anche molto difficile da valutare, perché comunque deve essere valutato addirittura su base annuale, tenendo conto del numero di aerei, delle rotte che seguono, della rumorosità che fanno, del periodo diurno e notturno e quant'altro. Fortunatamente la città di Sesto San Giovanni non è inserita all'interno delle fasce di pertinenza acustica dell'aeroporto di Linate, penso che sia quello che disturba, perché quindi la rumorosità di questi aeroplani non deve essere valutata con quel metodo allucinante, ne parlo per esperienza perché io abito a Seriate e sono consulente del comune di Orio al Serio, per cui sono cose che seguo purtroppo quotidianamente, sia dal punto di vista del clima acustico di casa mia che dal punto di vista della valutazione e del dibattito. Per una città come Sesto San Giovanni, che è attraversata dagli aerei, il metodo di rilevazione è come per qualsiasi altra sorgente sonora, perché comunque questi aerei, quando sorvolano la città, sono fuori dalla fascia di pertinenza acustica dell'aeroporto. Quindi se qualche cittadino si ritiene disturbato, non fa altro che segnalarlo agli uffici, i quali chiedono una rilevazione fonometrica, che però chiaramente deve tener conto del tipo di fenomeno acustico. Perché se la rilevazione è fatta solamente su un aereo che transita e che ha una durata di transito, diciamo, di 50 secondi, 60, quello che è, insomma, chiaramente questo fenomeno acustico deve essere rapportato all'intero tempo di riferimento, cioè la durata del fenomeno acustico ha una sua importanza nel metodo di rilevazione del rumore. Quindi non si può andare a misurare e vedere se la rumorosità rispetta o meno i limiti di una classe acustica in cui è stata effettuata la rilevazione fonometrica. Deve tener conto anche della durata del fenomeno, che chiaramente, essendo magari di un minuto nel periodo diurno, che sono 16 ore, quindi i minuti sono 16 per 60, ha comunque, diciamo, un bonus, una diminuzione del valore che tiene conto della limitatezza della durata. Un altro discorso dal punto di vista di tecnica della rilevazione è mettersi lì e rilevare durante il giorno quant'è la rumorosità provocata da tutti i sorvoli. In quel caso, effettivamente, se i sorvoli sono parecchi, come nel caso di un aeroporto come Linate, chiaramente ci può essere anche la possibilità che vengano superati i limiti. Chiaramente lì sta anche l'abilità tecnica del rilevatore determinare che il superamento dei limiti sia comunque causato esclusivamente dagli aeroplani. Chiaro che se vado a misurare la rumorosità dell'aeroplano in un'abitazione che è situata in Fregio a Valitalia, a Viale Edison, vicino alla ferrovia,
chiaramente molto difficile dire che il superamento, diciamo, del limite è dovuto all'aeroplano piuttosto che al treno, piuttosto che al traffico veicolare. Quindi diciamo che in sostanza è possibile misurare, ci si confronta con i limiti della classificazione acustica che vige per la città di Sesto San Giovanni, sta poi all'abilità del tecnico e della sua rilevazione dimostrare che comunque ci sia il superamento di un limite di immissione o di emissione, che sono quelli che abbiamo visto all'inizio, provocati dagli aeroplani. Mi sfuggì la seconda domanda che mi ha fatto. Ah, ecco, le varianti. Allora, le varianti alla classificazione acustica sono molteplici. Il piano, come ha detto, come accennava prima l'assessore Iannizzi, non è un piano ingessato, nel senso quello che viene poi, che verrà eventualmente approvato, non rimane chiaramente fisso, a meno che l'amministrazione non decida che quello dovrà essere il clima acustico. Quello, diciamo, stabilito dalla classificazione acustica dovrà essere assolutamente il clima acustico di questa città, vita naturale durante, allora tutti chiaramente dovrebbero adeguarsi alla classificazione acustica. Magari accadesse così, purtroppo dobbiamo calarci nella realtà che comunque soprattutto in ambiti urbani come quelli di San Giovanni sono di trasformazioni importanti che scatenano un dibattito importante, per cui in genere la classificazione acustica viene variata al variare comunque della situazione urbanistica, dell'assetto urbanistico della città o di un determinato luogo. Quello dà luogo a varianti dello strumento che vengono comunque approvate secondo la procedura solita, quindi di adozione, pubblicazione del piano con possibilità di fare osservazioni e approvazione definitiva in seguito al recepimento, diciamo, di eventuali osservazioni che vengono presentate. Sostanzialmente poi dipende anche dal tipo di variante urbanistica se quel tipo di variante urbanistica può comportare comunque una variazione anche della classificazione acustica. Se le varianti sono da residenziale a residenziale, senza particolari comunque cambiamenti o possibilità di cambiamento del clima acustico, la zonizzazione chiaramente rimane così com'è, anzi dà l'indicazione per dire guarda che questa variante deve rimanere con un clima acustico, deve comportare un clima acustico che è già determinato. Se le trasformazioni sono invece importanti, quindi con cambi proprio di destinazione d'uso, che sono residenziale industriale, per assurdo ovviamente, è chiaro che ci deve essere la variante della zonizzazione acustica, ma anche, diciamo, dico anche che una trasformazione urbanistica di quel tipo deve tener conto anche comunque di quelle che erano le indicazioni del piano. Cioè il piano, per intendersi, non è fatto per essere variato secondo necessità. È un organo, diciamo, è uno strumento di programmazione che deve dare anche un indirizzo sulla tutela acustica del territorio ad eventuali varianti. Grazie, dottor Grimaldi. Posso fare un'altra domanda? No, chiedo domanda. Pazienza, ma visto che c'è un tecnico qua, due domande. La prima riguarda il carro ponte. Lei parlava di deroghe ai limiti e poi ad una disciplina particolare per il discorso della musica. Allora è chiaro che i giovani sono contenti, visto che a Sesto non è che ci siano molte attività per i giovani, questa è una bella iniziativa, le iniziative che si fanno al Carro Ponte sono diciamo un'attrazione per i giovani, quindi i giovani sono contenti, dall'altra parte però gli anziani, le famiglie, i bambini non sono contenti, questa è una diatriba, vabbè. Il problema è per esempio appunto capire un attimino i criteri per cui di queste deroghe e se si può fare qualche pannello fonoassorbente, qualcosa, cioè se si possono trovare delle soluzioni per bonificare, ecco, quei rumori e quindi agevolare le popolazioni residenti perché chiaramente essendo vicino alla Vetrobalsamo lì siamo nella zona più alta. L'altra domanda era sempre all'assessore Iannizzi per il secondo caso. Mi permetta di dire una perplessità. Quando un progetto viene presentato per l'approvazione all'ufficio dell'edilizia, viene presentato un progetto con un gruppo di trattamento dell'aria nel box e viene realizzato sul tetto, perché gli si chiede di bonificare il rumore, non di ripristinare così come da progetto la locazione del gruppo del condizionamento?
Cioè il condizionamento doveva essere nel box da progetto, questi l'hanno messo sul tetto, la risposta è stata benissimo, fai un condono però abbassa il rumore. Cioè, io questa è una risposta che personalmente non capisco, non capisco. Grazie alla consigliera. Grazie. Vuole rispondere subito, assessore, prego. Allora, parto innanzitutto con la questione Carro Ponte che ha posto insomma la consigliera Tittaferrante. Allora, innanzitutto la questione Carro Ponte chiaramente come tutte le altre è soggetta ad una definizione di una fascia acustica che è appunto in particolare per la parte poi specifica in fascia quinta e quindi deve sottostare chiaramente a quelli che sono i limiti acustici definiti. Allora, per prima cosa ci tengo a sottolineare che fino a questo momento non sono arrivati esposti da cittadini e cittadine, almeno mi riferisco chiaramente ai cittadini e cittadine se stessi, che sono poi quelli che arrivano e che interessano chiaramente poi dal punto di vista pratico e organizzativo insomma l'amministrazione, quindi non ne sono arrivati. Quindi la procedura che abbiamo descritto per le altre zone di cui abbiamo parlato prima chiaramente non è stata avviata, ma detto questo comunque sia, visto che la zona è una zona particolarmente delicata e che non ci possiamo nascondere insomma che ha generato, no? Perché comunque lei chiaramente l'ha appena citato, l'ha appena raccontato, ha generato anche insomma una serie di domande rispetto a quello che sta avvenendo soprattutto dal punto di vista acustico. In realtà ci tengo a sottolineare che i nostri uffici fanno rilevazioni acustiche all'interno del momento in cui la stagione del Carro Ponte è attiva per andare effettivamente a verificare il superamento o meno delle classi. Le hanno fatte negli anni, le hanno fatte anche l'anno scorso e le faremo probabilmente insomma anche quest'anno, adesso non ho ancora ragionato, ma insomma, sarà sicuramente così. Le rilevazioni che abbiamo fatto non hanno dato superamenti dei limiti all'interno dei quali la fascia del Carro Ponte è inserita. Quindi questo è un punto importante, quindi è un punto importante che ci dice che dal punto di vista diciamo così, normativo non ci sono in questo momento obblighi, no, di bonifiche o di altri, lei parlava di pannelli fonoassorbenti, in questo momento non ci sono, ma comunque anche qua, siccome comunque ci rendiamo conto, no, che come dice lei può essere sicuramente, no, un momento e possono essere dei momenti, chiaramente quelli estivi, soprattutto magari in alcune serate un po' delicate, in realtà abbiamo messo in piedi, no, tutta una, anche qua un po' una mediazione sia con il gestore attuale dell'area Carro Ponte che è Arci, per provare a capire insomma che tipo di misure potessero effettivamente essere comunque prese. Arci ha fatto degli studi per poter capire chiaramente quali tipi di misure poteva mettere in atto chiaramente nonostante non fosse obbligata. Sono state ipotizzate delle sorte di tendoni, no? Adesso non mi passi il termine poco tecnico, però insomma delle sorte di tendoni di fianco al palco grande, che poi è il palco grande è quello che spesso genera comunque il rumore che alcuni cittadini e cittadine lamentano, dei tendoni da mettere di fianco al palco. Però la valutazione che è stata poi fatta sulla sicurezza in realtà dell'area, in particolare di questo tipo di barriera acustica, diciamo così, ha dato un esito negativo, perché la zona del Carro Ponte è una zona dove c'è particolarmente presente vento durante le serate, per cui la presenza di una parete mobile, no? L'ho chiamato tendone adesso in termini non tecnici, però insomma una parete acustica fondamentalmente di quel tipo avrebbe creato insomma una serie di problemi di sicurezza che non hanno potuto poi effettivamente andare alla realizzazione che Arci, rispetto alla quale Arci era disponibile insomma a provare a capire.
Quindi una serie di, come dire, di tentativi si stanno facendo. Altra cosa che è stata fatta è stata quella sicuramente di diminuire, questo lo si vede soprattutto nel passaggio, se non sbaglio dal primo al secondo anno o non ricorso dal secondo al terzo, dei concerti dal palco grande al palco piccolo. Se voi avete notato, moltissimi dei concerti che all'inizio, la prima stagione, magari erano fondamentalmente sul palco grande, ora è stato montato apposta un palco piccolo che tra l'altro dà le spalle ai cittadini residenti dietro, che sono quelli che poi sentono magari maggiormente, insomma, il rumore, perché quindi la maggior parte dei concerti vengono fatti sul palco piccolo, con le casse quindi rivolte, quindi le onde vanno esattamente dalla parte opposta a quella che è, a quelli che sono i residenti. Quindi questo è un altro tentativo. Tra l'altro adesso li abbiamo visti proprio poco tempo fa, pochi giorni fa, e ci raccontavano anche che stanno studiando addirittura per quest'anno anche un'inclinazione delle casse ancora più tutelante rispetto alla propagazione del suono. Quindi, come dire, tutta una serie di misure, no? Perché le misure che possono essere messe in atto nel momento in cui ci sono, in questo caso non ci sono dei superamenti, ma comunque nel momento in cui si vuole stare, cercare di venire incontro a quella che è la cittadinanza, sono tante, no? Alcune sono delle mitigazioni vere e proprie, che possono essere pannelli fonoassorbenti, barriere, eccetera, ma altre sono delle mitigazioni che vanno direttamente alla fonte del rumore, no? Quindi la fonte in questo caso è la cassa, no? E quindi anche semplicemente la disposizione quindi della cassa, chiaramente il suono sono delle onde, quindi si propagano nella direzione data, serve in realtà a mitigare il rumore. Quindi anche se, come dire, fisicamente non si vedono, in realtà già delle misure di mitigazione acustica sono state messe in atto nel corso di questi anni, anche proprio sulla base di quelle che sono le sollecitazioni arrivate dai cittadini e dalle cittadine, che è corretto, di cui è corretto chiaramente tener conto. Quindi questo è importante. Tra l'altro, per poter fare adesso i concerti sul palco grande, loro hanno bisogno di un'autorizzazione specifica da parte nostra, e nel corso degli anni ci siamo attestati a un'autorizzazione di massimo 12 serate, massimo 12 in tutta la stagione, che tra l'altro non utilizzano perché appunto in quest'opera di mediazione si sono anche loro resi conto che non hanno assolutamente l'intenzione di entrare in conflitto con la cittadinanza che comunque è di fianco, vicino al Carro Ponte, ma stanno facendo tutto il possibile per come dire, venire incontro alla cittadinanza e contemporaneamente offrire un servizio che per noi è molto importante, ma anche lei nella sua appunto prima nel suo intervento lo sottolineava, che è un servizio che è molto importante per la città e che per noi è una grossissima risorsa. Quindi, come dire, siamo in quelle situazioni in cui si cerca sempre di mediare, no? tra le giuste, insomma, i vari bisogni che ci sono, e cerchiamo di farlo, lo stiamo facendo, proprio cercando di accompagnare, insomma, in maniera tale che si riescano, come dire, a tener conto di tutti i bisogni e le necessità che ci sono sul territorio. Non so se ho risposto. Grazie, assessore Iannizzi, si è risposto. Sì. Prego, prego, assessore. Scusate, mi sono dilungata nella prima e quindi poi mi sono persa sulla seconda. Allora, rispetto alla seconda in realtà non ho poco da dire, nel senso che non è il servizio di cui mi occupo, per cui non so risponderle nello specifico, cercheremo di capire nel dettaglio e le daremo una risposta. Insomma, adesso in questo momento io non so rispondere. Forse per questo che poi me la sono dimenticata in automatico, nel senso che no. Grazie. Chiesto la parola la consigliera Iosa, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, visto che stasera andiamo in stralcio per la localizzazione della Città della Salute
e che poi si raccoglieranno le osservazioni inerenti a questa perimetrazione. Mi è parso di capire da quello che ha spiegato il dottore che si è parlato di una struttura ospedaliera per quanto riguarda poi il comparto di Città della Salute, che dovrà costruire in modo tale da tutelare il paziente da quello che sarà il rumore. Ma anche le case che comunque sorgono in prossimità della stazione, non tutte o perlomeno quelle di vecchia costruzione, all'epoca sicuramente non sono state costruite con i parametri adeguati per tutelarsi da quello che è il rumore. Allora, volevo fare un'osservazione. La stazione per Sesto è sempre stata un po' il punto dolente, sia perché taglia la città in due, perché si fa fatica ad attraversare, perché delocalizza abbastanza le zone, poi per il rumore. In campagna elettorale siamo andati da Bizzi a farci spiegare un pochino per vedere e per avere più informazioni su quello che poi sarebbe stato il piano generale sulle aree FALC. E in relazione alla stazione ci avevano segnalato che se l'idea di interrare la ferrovia è abnorme per i costi che ha, in realtà la ferrovia si potrebbe ricoprire e farci passare sopra anche del verde, delle zone di attraversamento. Questo renderebbe sicuramente la città più fruibile da parte di tutti quanti e tutelerebbe un attimino dal rumore. Quindi era semplicemente un'osservazione per un'ulteriore possibilità che loro avevano anche provato a valutare per questa nuova situazione che si verrà a creare. Grazie. Direi di far rispondere subito l'assessore Iannizzi. Prego, a parola l'assessore Iannizzi. Sto in piedi direttamente. Dunque, allora, l'argomento che ha toccato la consigliera Iosa è, devo dire, insomma, interessante, nonché devo dire che è un argomento che, sul quale da lungo tempo stiamo ragionando e devo dire non soltanto insomma dall'attuale giunta ma anche precedentemente, quindi dalla giunta precedente e credo anche quella prima, cioè, quindi è un argomento sicuramente di lungo corso. Allora, quello che lei ha citato è il rumore, adesso se posso cercare un attimo di provare ad essere più sintetica nella risposta, il rumore derivato di fatto dal passaggio dei treni in città. È vero, questo è un problema ed è un problema che stiamo appunto affrontando da moltissimi anni, cercando in primo luogo, ed è chiaramente degli strumenti che abbiamo, anzi direi l'unico strumento che abbiamo, un'interlocuzione con RFI. Perché chiaramente nel momento in cui dei treni, come accade nella nostra città, attraversano la città praticamente, RFI, come chiunque altro, insomma, adesso in questo caso il soggetto chiaramente è questo, è dovuto ad RFI la creazione di una mitigazione acustica proprio per evitare i problemi sonori di cui faceva accenno appunto la consigliera. Allora, devo dire che da questo punto di vista noi abbiamo un'interlocuzione aperta con RFI da credo 8, 10 anni, 8 anni, 5 anni, ho sbagliato già, da diversi anni insomma. Nel senso che abbiamo chiesto loro la presentazione di un progetto che chiaramente consentisse la mitigazione acustica. C'è stato presentato un progetto in realtà neanche troppo specifico, decontestualizzato anche rispetto a quella che è la realtà se stese, che abbiamo contestato chiedendo maggiori dettagli e chiedendo la possibilità di interloquire con
anche diversi settori di RFI per provare a capire se l'unica maniera per poter intervenire nella mitigazione del rumore poteva essere effettivamente la creazione di barriere o se, come dicevo prima anche per Carroponte, cosa che è fattibile poi nella, in generale, quindi volevamo capire se era fattibile anche nella fattispecie per RFI, o se dall'altra parte si poteva intervenire invece andando a mitigare il rumore alla fonte. Nel senso che le strade possono essere appunto due. Fino a questo momento c'è sempre stata presentata soltanto una e con un progetto che, come dire, rispetto al quale abbiamo chiesto maggiori dettagli, che non sono ancora arrivati, ma che nell'ultimo incontro fatto meno di un mese fa, settimana l'altra, ed è il secondo di altri che abbiamo appunto fatto, ci hanno garantito appunto che ci manderanno questo progetto un po' più definito. Però in contemporanea abbiamo anche chiesto la possibilità di intervenire per esempio sulla frenata o comunque su altri elementi che possano andare a mitigare il rumore, magari anche senza andare a costruire una barriera che comunque ha un impatto, almeno per come quelle che sono alcune ipotesi che abbiamo visto, che vanno tutte verificate chiaramente con loro, ha un impatto visivo sulla città molto forte, molto forte. Chiaramente abbiamo chiesto anche un'altra cosa, che è quella che nel suo intervento ha citato, che è l'interramento, no? Cioè, o comunque l'abbassamento degli anelli di ferro. Certo che questo è molto oneroso per RFI o comunque per chiunque decide eventualmente di farlo, quindi su questo, come dire, c'è un po' più di reticenza, anche se devo dire nell'ultimo incontro non hanno risposto, non hanno detto va bene, ci si ragiona, e ci siamo lasciati ad un altro incontro in cui dovrebbero arrivare con un progetto un po' più, come dire, definito e provare a capire se si può e soprattutto sulla risposta alla prima domanda, cioè se si può intervenire anche sulla fonte e non soltanto sulle barriere. Quindi, come dire, la questione presenza della ferrovia e rumore in città è complessa, perché comunque prevede comunque una serie di attenzioni, e questa è una sulla quale stiamo andando. Grazie, l'assessore. Allora direi, visto che non ci sono interventi, di andare subito alla dichiarazione di voto per questa delibera. Allora, partiamo con il gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa. Prego, la dichiarazione di voto. Astenuti, grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevoli, grazie. Gruppo misto, consigliere Landucci. Astenuti. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Sì, allora, è evidente che per noi il problema principale è la poca distanza dai binari. Quindi, per quanto riguarda l'area della Città della Salute, è stata inserita la classe corrispondente, che poi ovviamente si valuterà con le osservazioni. Per quanto riguarda noi, sulla Città della Salute potremmo dire tantissime cose, ma ovviamente questa non è la serata giusta. Per quanto riguarda la delibera, noi voteremo no. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, prego. E astenuti, grazie. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, noi abbiamo rilevato alcune criticità sui controlli, sull'applicazione, sulle classificazioni, quindi noi diamo un voto di astensione. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Favorevoli, grazie. Grazie a lei. A questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al punto 2 dell'ordine del giorno. Quindi dichiaro aperta la votazione. Prego. Fine votazione.
Consiglieri presenti 20, contrari 1, astenuti 6, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Anche per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 20, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 14. Il Consiglio approva. A questo punto, come da ordine del giorno che ora abbiamo fatto, sono le 23. Andiamo avanti con, ditemi voi se ci fermiamo o andiamo avanti con le mozioni. Decidete voi, però. Scusa, almeno una la possiamo discuterla. Se no dopo. Allora, la prima è la famosa mozione presentata dal consigliere Nossa, relativa alla dichiarazione anticipata di trattamento. Decidete voi, colleghi consiglieri. No, è previsto le mozioni, interrogazione. Allora, prego. Sì, allora partiamo con la mozione numero 1 presentata dal consigliere Nossa relativa alla dichiarazione anticipata di trattamento. La parola al consigliere Nossa, prego. Allora, io non ho una piccola premessa, io non ho nessun problema a discuterla avendola presentata, anzi non vedo l'ora di discuterla perché diciamo che è ingrigita un attimino. Ma al di là di tutto questo è un argomento decisamente, a mio avviso, importante. L'abbiamo detto la volta scorsa. Io lo discuto e sto qui anche fino alle 4 di questa notte perché non ho nessun problema, è una cosa a cui io personalmente tengo e a cui tanti cittadini tengono perché è un diritto. Il problema però è essere coscienti di ciò che stiamo affrontando e del tempo che ne riguarda. Ripeto, io non ho problemi. O lo facciamo adesso, se no la cosa che posso dire alla prima conferenza di capigruppo, però mettiamoci una mano sulla coscienza ed è corretto a questo punto dedicare un consiglio per fare, secondo me, solo questa singola mozione, perché probabilmente abbiamo una serata per questa singola mozione. Questa è una mia proposta alternativa al presentarla adesso. Scusi, può anche ritirarla e ripresentarla e andiamo avanti con la seconda. Facciamo così, assolutamente, facciamo così, io ne parlo. No, discutiamone, mi va bene, io non ho un problema. No, sono in piedi alle 6 ma sto su volentieri, non c'è nessun problema, guardi, non è, va benissimo così. Allora, la mia era una proposta, non era un diktat. Prego, allora, la parola al consigliere. Prego, Mossa. Allora, i consiglieri, mi dicevano gli uffici preposti, dovrebbero avere in mano due mozioni. Una dello stesso tipo, che riguarda la dichiarazione anticipata di trattamento. Quella di cui discutiamo, che è quella che ha, diciamo, subito degli emendamenti in corso d'opera, quindi non adesso, ma quando è stata presentata, ha delle diciture con scritto nuovo inserimento e dei trattini. Non sto a leggerla, sono tre pagine, direi di... se volete la leggo anche, però non mi sembra il caso di entrare in tutti i dettagli della mozione. La cosa che tengo, però giusto e doveroso dire è che, per fare una storia anche di questa mozione, perché molti consiglieri correttamente sono nuovi, eletti in questa consigliatura e quindi è corretto che sappiano magari il pregresso e il perché di questa mozione. Avevo presentato circa 40 mesi fa in Consiglio Comunale questa mozione. E come primo firmatario avevo ritenuto corretto sospenderla per approfondirla nelle relative commissioni, allo scopo di condividere il più ampiamente possibile un tema così eticamente delicato.
Al termine di questo iter di presentazione e di accoglimento di modifiche da parte di vari commissari, avevamo depositato la mozione in discussione questa sera, a cui vi sono allegate alcune piccole modifiche, come detto in precedenza. Alla fine questa mozione, nella passata consigliatura, aveva ricevuto l'appoggio e la firma di tutti i gruppi consigliari della maggioranza. Non chiediamo nulla che non sia ammissibile dal punto di vista legale, semplicemente chiediamo che il Comune, essendo nella possibilità giuridica e amministrativa, si faccia promotore di atti amministrativi per produrre il riconoscimento formale ed etico delle dichiarazioni anticipate del trattamento di dichiarazione di trattamento biologico, così definite. Volevo ringraziare, chiedo scusa e ne approfitto in questa situazione, chi ha contribuito ad arricchire questa mozione e il fatto di aver fatto 3 o 4 commissioni la consigliatura precedente, con l'intervento anche di dottoresse e di persone che di questo argomento hanno illustrato le casistiche e, diciamo, il loro pensiero, che poi magari nell'intervento successivo esporrò. Ringrazio in particolare la consigliera croato della volta precedente, che era la presidente della commissione 3, e il consigliere Tremolada, che ha arricchito questa mozione con le sue corrette definizioni che sono state intercalate nella mozione originale. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Sono aperti gli interventi per questa mozione. Notato il consigliere. Sì, sono per una richiesta di chiarimento. Ci sono 2 mozioni dentro la cartellina. Non ho capito per correttezza. Grazie. Allora, la mozione nuova, che è quella che ha gli inserimenti recepiti, è quella che praticamente vede al quarto capoverso la parola nuovo inserimento, e che vede cancellate alcune definizioni. Questa è quella corretta che dobbiamo prendere in considerazione, e che vede le ultime righe dell'ultima pagina cancellata. Perfetto. Un attimo di attenzione, la parola al segretario, prego. Allora, la mozione è quella iniziale. Essenzialmente adesso il consigliere in questa seduta sta esplicitando la sua proposta di emendare quella sua mozione nella sua impostazione iniziale. Per cui la mozione è quella iniziale, con quell'emendamento, con quella integrazione che lei stava dicendo. Integrazione. Sì, quindi di fatto quella finale, quella comprensiva dell'integrazione che lei ha risteso, già integrata sostanzialmente, immagino.
Sì, una cortesia. L'ufficio di presidenza può venire a avvicinarsi un attimo. Consigliere Di Stefano, consigliere Torraco, prego. Un attimo di attenzione, prego. No, se siamo d'accordo, prima, consigliere Nossa, se lei è d'accordo, se siamo tutti d'accordo a rinviarla, riportandola naturalmente sempre al primo punto dell'ordine del giorno sulle mozioni, per la prossima volta, se siamo tutti d'accordo, ne ritirarla, prego. Io non ho nessun problema, come ho detto nel mio accenno, nella mia introduzione, a rinviarla la prossima volta. La cosa che vorrei dire è che secondo me argomenti come questo portano via diverso tempo nel dibattito, quindi trovo corretto, però questa è una mia personale indicazione, che ci sia un consiglio appositamente su questo, e se questo non è, come dico io, lungo, ci siano altre mozioni a successione, perché secondo me questo, ma come è giusto che sia, è un tema molto alto e sensibilmente porta a situazioni diverse. Quindi trovo corretto che ci sia il tempo dovuto e che non sia compresso in 2 minuti un argomento così importante. Quindi a me personalmente va bene. Se siamo tutti d'accordo, nessuno? Ok, va bene. Allora a questo punto chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale, ci vediamo la prossima volta.
E un attimo solo, però, un attimo di attenzione. Consigli è chiuso, però vorrei dare la parola alla consigliera Titta Ferrante per una comunicazione a livello sociale che ci farà Rubo bene. Solo un secondo, perché volevo presentare alla vostra attenzione una lodevole iniziativa dell'associazione Onlus Sorriso nel Cuore, il centro di ascolto aperto vicino al nostro ospedale, che offre supporto psicologico e medico per i malati di tumore. L'iniziativa riguarda una partita di calcio organizzata per il 18 maggio presso lo stadio consiglieri comunali, dipendenti comunali contro i dipendenti dell'ospedale di Sesto. Quindi è un'iniziativa interessante, io ho qua i biglietti da vendere. Il trofeo viene chiamato Trofeo del Sorriso, è dedicato a due dipendenti comunali, Angela Caponi e Angelo Barbieri. Grazie dell'attenzione.